questa località Fatima, non molto conosciuta, una piccola località del Portogallo, ma che da 100 anni a questa parte richiama un numero incredibile di persone. E la difficoltà viene sempre per chi va prima a Lourdes e poi a Fatima, quindi ecco, riesce sempre a fare i confronti che non vanno mai fatti, perché ogni santuario ha una sua storia, ha una sua caratteristica, ha un suo messaggio. Tu hai detto Lourdes e Fatima, quindi Sì. pellegrinaggi mariani entrambi, poi ripeto, entreremo nel dettaglio. Che differenza c'è? Ammesso Beh, che ci sia. secondo me, appunto, cioè, è sempre il messaggio della Madonna che non è mai fine a se stesso, ma provoca la reazione dell'uomo per farlo incontrare con Dio. Quindi, però ecco, io vedo il maggiore raccoglimento a Fatima, questa è la mia impressione, perché nonostante il silenzio, o almeno l'impegno che si mette a Lourdes di far fare silenzio, però ecco, quella cappellina a metà di questa conca, ti provoca e ti fa mettere lì in ginocchio e preghi. Meno conosciuta nell'immaginario Fatima rispetto a Lourdes? Probabilmente sì. Forse Lourdes è più legato anche all'aspetto del pellegrinaggio con le persone malate, con le persone in difficoltà, e più Fatima forse è più spirituale anche Sì, poi come probabilmente c'è pellegrinaggio. anche il patto di distanza, quindi ecco, essendo più lontana Fatima. Può darsi che l'italiano, insomma, ecco, abbia più difficoltà, perché Ah, a per Fatima ci raggiungere. vuole l'aereo, Sì, con Lourdes in qualche Lourdes, modo, anche col pullman, sì, il treno appunto. soprattutto. Fatima, vogliamo descriverla un po'? Beh, quando arriviamo è un paese come tanti, per cui però abbiamo sempre la fortuna di avere gli alberghi in prossimità Piccolina, sui 10.000 sì, abitanti. del santuario. Per cui ecco, già con il pullman, facendo la strada, si apre quella spianata, anche se ora, con l'ultimo santuario recentemente costruito, viene un po' la visuale oscurata un po', bisogna entrare dentro, Ecco. però è sempre, cioè, perché già strada facendo ci prepariamo, non è che Arrivate così d'amblè, ecco, digiuni, appunto, esatto. quindi ecco, e già dentro di noi c'è questo desiderio di incontrarci con la Madonna, quindi. Questo santuario di Fatima indubbiamente è uno dei più famosi al mondo, Sì. 100 di relativa e recente, ha solo anni. 100 anni. Qual è proprio l'impatto appena arrivati a Fatima? Si ha la sensazione di essere in un contesto così particolare, così speciale, o a poco si entra dentro? In tutti i pellegrinaggi occorre sempre un cammino, quindi è un cammino, quindi ci entriamo in profondità piano piano. Però ecco, già il fatto che se è possibile anche prima di cena, liberamente, ma dopo cena già siamo là per la recita del rosario, per la processione che tutte le sere, stile un po' quella che viene realizzata a Lourdes, facciamo, proprio in metà piazza, quindi ecco, già si vede il clima, ma soprattutto, ecco, ripeto ancora, soprattutto quando arriviamo dopo cena, quella cappellina lì a metà conca, illuminata. Insomma, ecco, non Prende tanto lascia, dentro, eh. sì.